in presenza il nome del Comitato Cittadino nato di recente a Torre del Greco per dar voce ai genitori che chiedono alle istituzioni la ripresa delle attività didattiche tra i banchi e non più a distanza. La linea di cautela promossa dal primo cittadino Giovanni Palomba ha dunque deluso le aspettative di una parte dei genitori che a seguito dell'ordinanza regionale avevano sperato in un graduale ritorno in classe, almeno per le prime classi della scuola primaria che soffrono maggiormente dei disagi legati alla didattica via web e della scuola dell'infanzia. Socialità e rendimento didattico sono gli argomenti che spingono questi genitori a battersi contro la scelta prudente del sindaco Palomba. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni Clementina Sasso, astrofisica di Torre del Greco e rappresentante dei genitori del comitato, e Vincenzo Izzo, consulente del lavoro e padre di un bimbo con disturbi dello spettro autistico, che ha voluto evidenziare le innumerevoli difficoltà legate alla gestione didattica e socio-relazionale del suo bambino con esigenze speciali. Mio figlio rientra in un disturbo dello spettro autistico, quindi lui toglierci a 4 anni, a 5 anni, la relazione con gli altri bambini, cioè fai prima a spararlo. Queste problematiche non sono proprio state prese in considerazione. Bambini dislessici, bambini con ritardi cognitivi, sindrome di Down, quello che fa la scuola per questi bambini è stato totalmente accantonato. Purtroppo siamo in una pandemia e quindi il rischio c'è in entrambi i casi, sia a tenere i bambini a casa che a mandarli a scuola. Questi due rischi, che sarebbero appunto da un lato quello che si potrebbe infettare a scuola e dall'altro il lato che invece rimanendo a casa potrebbe subire appunto i danni che abbiamo visto e che Vincenzo ha espresso chiaramente. E quello che si deve fare è mettere entrambi i danni sullo stesso piano, non parlare solo sì ma se va a scuola può prendere il Covid e lo può portare a casa, perché prima di tutto la probabilità che appunto venga infettato a scuola con le misure di sicurezza adottate, e noi abbiamo chiesto anche al sindaco, parliamone, ragioniamo insieme su queste misure di sicurezza, implementiamole se c'è ancora paura. Insomma, la probabilità che ci sia un contagio a scuola sui bambini e tra i bambini, che i bambini lo portino ad un adulto, è più bassa rispetto alla probabilità che un bambino possa subire un danno dal punto di vista psicologico, sociale e insomma comportamentale. Sabato saremo a Piazza Santa Croce dalle 10:30 con un presidio per fare informazione e spiegare le nostre motivazioni. Noi ci teniamo tanto a dire che non siamo assolutamente contro chi non vuole andare a scuola per paura, ma vogliamo aprire un dialogo per far comprendere tutto quello che abbiamo spiegato finora.